è stato un grande maestro, non soltanto per la chirurgia che ci ha insegnato e ci ha fatto vedere, ma soprattutto nel comportamento umano che ogni chirurgo deve avere. Professor Virno, come nasce l'idea di realizzare un'opera, un trattato come il Valdoni Chirurgia Addome, edito dalla Sargeri? Questa è la continuazione, diciamo, del trattato che io ho collaborato col professore nel 1974. Questo trattato di allora ha avuto una grossa diffusione, si è esaurito in poco tempo ed è stato tradotto in America, negli Stati Uniti, ed è stato un libro veramente importante anche in quella nazione. Oggi ho voluto aggiornare quel trattato aggiungendo nuovi capitoli e nello stesso tempo aggiungere anche la base con cui si forma la chirurgia, cioè l'embriologia e l'anatomia. A chi è rivolto questo manuale, professore? Questo è destinato ai chirurghi, ovviamente, ma soprattutto agli studenti e agli specializzanti in chirurgia, perché non tratta soltanto la tecnica operatoria, ma anche tutto ciò che serve per fare quella tecnica operatoria, cioè l'embriologia e l'anatomia chirurgica. A proposito delle illustrazioni, professor Virno, come nascono? Che percorso hanno avuto? La figura nasce da una precisa conoscenza dell'anatomia chirurgica e del tempo operatorio che viene illustrato. Ciò comporta precedentemente un ampio studio che deve tener conto delle innovazioni e del passato della chirurgia. Ecco, ma queste illustrazioni se ne occupo direttamente lei, professore? Sì, l'ho fatto direttamente io perché mi è stato facile farle, perché ho nell'animo questa anatomia chirurgica. Ci sono voluti vari anni, 10 anni ci sono voluti, perché bisogna studiare anche tutta l'anatomia chirurgica che riguarda quel particolare segmento che viene illustrato. Professore, che ricordo ha di Pietro Valdoni? Che tipo di rapporto professionale ed umano c'era tra di voi? Io sono stato un suo allievo, lui è stato un grande maestro, non soltanto per la chirurgia che ci ha insegnato e ci ha fatto vedere, ma soprattutto nel comportamento umano che ogni chirurgo deve avere. Quando io iniziai la chirurgia con il professor Valdoni, iniziava l'epoca della chirurgia, e in 30 anni ho visto creare questi nuovi interventi partendo da studi profondi di anatomia chirurgica e delle malattie che devono essere debellate dall'intervento. Professore, lei è stato campione italiano di pallanuoto. C'è un rapporto tra sport e chirurgia? Io credo di sì, perché lo sport, mettiamo che un giocatore si trova davanti alla porta col pallone in mano, deve prendere una decisione rapida, molto rapida, può tirare, può passare, deve stare attento il suo uomo, non scappi, e allora in quel momento lì ha una decisione. Questo succede anche in sala operatoria. Ci troviamo davanti a una situazione e rapidamente dobbiamo avere la presenza di fare l'atto giusto. Quindi chi è stato nello sport è abituato a prendere una decisione rapida e precisa, e questo è il rapporto fra sport e chirurgia. Professor Virno, sfogliando il suo trattato, si ha l'idea innanzitutto di un grande lavoro di studio da lei effettuato per realizzarlo. Ecco, quanto lavoro, quanto impegno ha richiesto questo libro? La vita di un professionista si divide in 3 fasi. Lo studio, l'esperienza e il terzo, l'insegnamento. Io ho passato una vita nella chirurgia e ho sentito il dovere di descrivere tutte queste esperienze in un trattato. Quante operazioni ha fatto in vita sua? Precisamente non lo so, posso dire moltissime. Per esempio, ho introdotto in Italia la chirurgia dell'ano e la chirurgia delle ernie. In questi due campi hanno operati 7.000 casi dell'uno e 7.000 casi dell'altro. E ho anche creato un centro tumori
che dipendeva dal Policlinico, al centro di Roma, a Corso Vittorio, a Palazzo Baliani, dove le donne venivano senza appuntamento e la mattina, nella mattinata avevano la diagnosi e nei giorni successivi, se vi era la necessità, venivano operate, operate e dimessi nello stesso giorno. Professore, perché consiglierebbe ai giovani chirurghi di studiare sul Valdoni Chirurgia Addome? Perché è stato concepito partendo dalla base, come si formano gli organi in biologia, come sono situati gli organi e le strutture nell'addome e poi l'atto chirurgico. Quindi ho cercato di creare il terreno, far conoscere il terreno dove si svolge l'operazione, che sarebbe l'anatomia chirurgica. Che cosa intendeva il professor Valdoni quando sosteneva testualmente che la tecnica operatoria è l'elemento che più qualifica la personalità del chirurgo? È come il sarto che fa un vestito, è la sua capacità di creare il vestito, ma questa capacità proviene dallo studio e dalla attitudine a fare l'intervento. Professor Virno, c'è un capitolo del trattato che lei preferisce? Il fegato. Perché il fegato? Perché il fegato, si è conosciuta l'anatomia del fegato in questi ultimi 20 anni, quando si è dovuto dividere il fegato in due settori, tutti e due validi per essere trapiantati. E questo ha fatto conoscere, per questo motivo, l'anatomia chirurgica molto precisamente. Professore, come ritiene che questo trattato, il Valdoni Chirurgia Addome, possa integrarsi nell'era robotica delle operazioni? Allora, l'intervento può essere effettuato a cielo aperto o con la laparoscopia o con la robotica, ma l'intervento è sempre lo stesso. Cambia la capacità di sapere operare a cielo aperto, la capacità di sapere operare attraverso la laparoscopia, attraverso la robotica, ma l'intervento è sempre quello descritto nel trattato. Lei è molto interessato dall'anatomia chirurgica. Ecco, perché? Beh, sono figlio di un professore di anatomia. Ho sempre studiato l'anatomia come base per gli interventi. Ho insegnato anche anatomia umana e nelle scuole di specializzazione ho sempre insegnato l'anatomia chirurgica e le tecniche di operazione. Quindi sta nel mio io questa conoscenza. Professore, come mai oggi si tende sempre di più a ridurre i tempi ospedalieri dopo gli interventi chirurgici? Si ha questa tendenza soprattutto per un fatto economico. Un'ernia 30 anni fa doveva stare in ospedale perlomeno 12-13 giorni dopo l'intervento. Oggi li operiamo e li mandiamo a casa nello stesso giorno. Questo ha migliorato la vita del paziente e ha potuto riprendere il lavoro addirittura dopo una settimana dall'intervento. Questa diminuzione ospedaliera non è soltanto un vantaggio economico, ma è anche un vantaggio per il paziente che ritorna alla vita normale e riprende il lavoro molto prima. E per questo motivo che l'intervento deve essere fatto perfettamente, perché le complicanze molto spesso avvengono non per l'intervento, ma perché non è stato eseguito in maniera opportuna. Bene, ringraziamo il professor Felice Virno per essere stato con noi per questa intervista e lo ringraziamo perché riteniamo personalmente che il Valdoni Chirurgia Addome sia un'opera davvero molto importante. Grazie professore.